Oh, che strazio. Sì, ma poi non ti fanno pensare. Cioè, ma veramente io non capisco questa cosa qua degli italiani. Ma te lo scrivono anche nei commenti, eh. Ah, perché io mai dovrei rallentare per farti passare? Moments later. Perché andiamo a 25 km orari? Un altro camper. Sì, è un altro camper. Signore. No, il camper figa. No. No, c'è la macchina pure. Oi, occhio che stringe. C'era qualcuno? C'è la curva, no? Sette chilometri e mezzo. Sette chilometri e mezzo di cambiare le marce a 2000 giri per non consumare benzina. Via. Ma anche noi dobbiamo girare di lì. Sì, sono le 6 meno 10. Sì, passo 2 ore 10 anche no. Cosa? Che non facciamo la deviazione, andiamo giù diretti. Se Va bene, principessa. no non arriviamo più. Ah, hai ragione. Tanto sarà, cioè, tutta strada uguale, non è che cambia niente. Eh sì, infatti. Oh, che strazio. Sì, ma poi non ti fanno pensare. Cioè, ma veramente io non capisco questa cosa qua degli italiani. Ma te lo scrivono anche nei commenti, eh. Ah, perché io mai dovrei rallentare per farti passare? Che è tutta zigzag. Macchina. Gradi. Sembra di capire che siamo quasi al bivio. Quanto manca? Boh, dice 3,7, ma alla cima del passo delle radici. Sembra che qua in fondo ci sia il bivio. È solo che devo rimuoverlo dal navigatore, non mi fa andare avanti. Ok, qua c'è il bivio. Esatto, noi dobbiamo andare a sinistra. Però devo toglierlo dal navigatore. Fermati qui. Beh, mancano, dice, 1 ora 42. Un hotel. Bene, fa, se fossimo andati a destra saremmo andati al passo delle radici, che è avanti veramente tipo 2 km, ma vista l'ora tarda, sono già le 6. Penso che arriveremo in hotel praticamente alle 8.
abbiamo deciso di saltarlo, anche perché tutta strada uguale, è da quando siamo usciti dalla Cisa che è tutta così. Adesso chi abita in queste zone qua ci insulterà, però frega, cioè è abituato ad andare sulle Alpi, Francia, Svizzera, Italia, cioè qui sinceramente qua solo bosco, alberi, bosco, alberi. Sì, sì, non si vede niente a livello di paesaggio. Non è che dici, arrivi in cima alla montagna, vedi giù tipo il Furka, il Grimsel, ma anche il Novena è bello, il Gran San Bernardo, ma anche il Piccolo è bello. O, non so, i passi delle Dolomiti. Cioè, qui, perlomeno qua hanno asfaltato. Sì. A Calabettone mancano 22 chilometri. Basta che troviamo un benzinaio. Lo so, è la stessa cosa che vorrei trovare anche io. Guarda che le nostre due moto col pieno fanno gli stessi chilometri. La mia serbatoia è un po' più grande, consuma di più, ma siamo lì, come chilometri che riesce a fare. Quindi siamo nella stessa situazione. Sei qua dietro? Sì, sì. Quanti chilometri abbiamo fatto? 226. Com'è la situazione fisica? Ma ormai il corpo si è abituato a soffrire e basta. Cioè si è atrofizzato tutto. Ma non mi fa neanche più provare dolore. Non sento neanche lo stimolo della pipì. Praticamente sei diventata un golem. No, che mi fa male sono le spalle, sia per lo zaino, sia per il fatto di tenere le braccia da tanto tempo così. Beh, ma lo zaino, perché tipo a me le spalle non mi fa male. Mi ha fatto passare. Lo so. Ah, qua si è un po' aperto il bosco finalmente. Si vedono altri boschi intorno. Sì, altri posti di boschi. Dove sei finita? Salve. Pronto? Dove sei finita? Dietro il cubo. Salve. Arriva qualcuno? Sì, sì, cioè sì, io non so quanto sei indietro, quindi. No, no, ok, ho superato, ho fatto passare. Ci sono sempre quei 24 gradi. Beh, qua dovrebbe esserci un benzinaio. Chi lo sa? Beh, Abetone è una località turistica tipo Aprica, quindi penso ci sia. Mancano 16 km. 18 chilometri. Oddio del cielo, che male. Perché andiamo a 25 chilometri orari? Un altro camper. Sì, un altro camper. Oh signore. Miseria. Occhio, c'è una curva. Sì, ho superato la macchina. Mi manca il camper. Dopo la punto, no, arriva una BMW. Dopo il BMW, per ora nessuno. Dopo il BMW è strada libera. Ma... È passato un BMW blu. Dopo il BMW blu non c'è più nessuno. Ed
deserto, nessuno. Non vedo. Arriva una macchina. Arriva una Ford. Arriva una Panda. Ho capito. Boh, mi fermerò ad aspettarla. Ma no, aspetta, mi fa passare. Ma io non vedo un c***o, come faccio? Non viene nessuno. Ah, ok. Arriva una macchina adesso. Ok, mi ha fatto passare. Se non ti faceva passare mi fermavo e lo costringevo a fermarsi. Flashback. Fai passare me che lo supero. Vieni, Luna. Allora ti ha fatto passare, a me no. Non mi fa passare. Faccio così, ti dovrà far passare per forza. Ok. Grazie. Prego. Lo superi, ti pianti davanti 10 all'ora, non può fare. O ti viene addosso o frena. Ha deciso di frenare, saggiamente per lui. Tipo, vabbè, uno non può arrivarci. Ma vabbè, scusami, ma Luna ha comprato una multipla, dai. Cioè. End of flashback. È stata pacco oggi. Sì, oggi. Veramente strade pacco. Sì. Poi dico mamma che si vive una vacanza. Ma no. Dai, che è buona vacanza. Buona vacanza proprio solo a Ferragosto con. Solo il giorno di Ferragosto la vacanza. Piscina, basta. Il resto sofferenza e chilometri.